Ciao amici, sapete che fare detox ogni tanto può essere molto depurativo? Io l'ho fatto, non ho toccato cibo per una settimana. Non sto parlando di digiunare in modo casuale e nocivo per la salute, ma di seguire per 3 giorni una dieta con regole precise che può depurare l'organismo. Vediamo insieme le 6 regole per ritrovare l'equilibrio detox in soli 3 giorni. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Bere molta acqua. Il primo passo fondamentale per disintossicarsi è bere molta acqua, almeno 2 litri al giorno. Non tutta insieme, visto che farebbe male, ma poco alla volta durante la giornata. Se volete sapere come bere sempre acqua con regolarità, guardate questo mio video. L'acqua può essere aromatizzata con succo di limone o foglie di menta, ma non zuccherata. L'idratazione costante fa sgonfiare la pancia, idrata i tessuti e regolarizza la diuresi. 2. Farsi guidare dal colore verde. Quando si tratta di detox, seguire il colore verde significa sempre seguire la salute. Le verdure a foglia verde, come spinaci, lattuga e cavolo riccio, sono alleate della depurazione. Ricche di fibre, vitamine e antiossidanti, ci aiutano a liberarci dalle tossine. Anche il loro gusto amaro può essere un fattore importante per la nostra salute. Infatti, secondo alcuni studi, l'amaro aiuta a prevenire alcune malattie degenerative. 3. Ricaricarsi con la vitamina C. Cosa c'è di meglio della vitamina C per rafforzare il nostro sistema immunitario? Arance, mandarini, kiwi, limoni e pompelmi sono ricchi di vitamina C. Il loro consumo dà energia, idrata e rafforza le difese immunitarie. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. 4. Centrifughe ed estratti. Sono la soluzione ideale per chi ha poco tempo ma vuole restare in forma. Mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno può essere impegnativo. Per questo fare estratti, centrifughe o frullati è sicuramente più semplice. In questo modo si ottiene un concentrato di gusto, salute, nutrienti e antiossidanti detox. 5. Dire basta allo zucchero. Nessun detox può contemplare gli zuccheri, nemici numero uno del grasso e delle tossine. Durante il detox, bando totale a dolci, succhi di frutta zuccherate, bibite e liquori dolci. Lo stesso vale per la carne rossa, il sale e i cibi ricchi di grassi saturi come il burro. 6. Integrare con l'attività fisica. Tutte le regole precedenti sono inutili se non si pratica un po' di sana attività fisica. L'esercizio fisico non solo favorisce il detox e fa dimagrire, ma ci rende anche più felici. Infatti, mentre facciamo attività, il cervello rilascia endorfine responsabili del buon umore. Per fare attività fisica, in descrizione trovate la playlist con gli esercizi di Serena. Avete visto, amici, come fare detox con queste semplici regole? Se volete fare detox anche per migliorare la pelle e la bellezza, fate bene, funziona davvero. E oltre a questo, presto avrete anche uno strumento in più. Sto preparando il mio video corso per ringiovanire di 10 anni in poco tempo, in modo semplice e naturale. Restate sintonizzati e non perdetevi i miei prossimi video. Iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. La salute e la bellezza sono importanti anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.